Cioè, la differenza non la fa la strategia, la differenza la fa la vostra testa, come applicate una strategia e quanto capitale rischiate, come gestite il rischio. Qual è la differenza a livello di operatività tra un trader profittevole, vincente e un trader perdente? Lo scopriamo nel video di oggi. Via! Eccoci qua ragazzi, oggi in questo video voglio farvi vedere con il report alla mano la differenza tra un trader vincente e un trader perdente, tra un trader che sicuramente perderà soldi e più operazioni fa più perderà soldi e un trader invece che ha l'approccio del trader vincente, il trader che sa, che già sai quando vedi l'operatività che questo trader più traderà nel tempo e più guadagnerà perché ha l'approccio giusto. Lo abbiamo fatto scaricando i report direttamente dalla nostra prop, perché con la prop possiamo accedere all'operatività dei nostri trader, e ho estratto due report di due trader diversi, uno che ha fatto un casino e che sai che, anzi un casino non l'ha fatto, però sai che non andrà da nessuna parte, e un trader invece che dice ok, questo spacca e va benissimo. In questo video potrete capire proprio la differenza di questo approccio, e se imparate questa cosa qui, al di là della strategia che utilizzate, sicuramente andrete veramente lontani nel trading. Poi la strategia viene dopo la strategia, intanto imparate questo approccio. Prima di iniziare però, sotto in descrizione vi metto il link, visto che vi ho parlato di prop, proprio della nostra prop con la quale potrete iniziare a far trading senza rischiare i vostri soldi, ma accedendo alla possibilità di guadagnare profitti reali. Se perdete non perdete niente, se guadagnate vi portate a casa una grande parte dei profitti che realizzate. I conti vanno da 5k fino a 100k, quindi potete scegliere il conto che preferite e iniziare a fare subito trading come fanno o come hanno fatto questi ragazzotti con i report che tra poco vedrete anche voi. Sotto in descrizione c'è il link, ci cliccate e trovate tutta l'offerta che abbiamo, vedete tutte le informazioni e quello che volete. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, condividetelo con i vostri amici trader nei gruppi Telegram, WhatsApp, dove vi pare, mettete like e lasciatemi un commento se volete dirci quello che volete, consigli, opinioni, cose su spunti per i prossimi video. Ora però è arrivato davvero il momento di iniziare, e allora partiamo subito. Due report, questo qui, partiamo dal primo. Il primo report è quello del trader perdente. Qui vediamo che, tra l'altro ho letto sempre la stessa roba ragazzi, ma sono passati 17 anni da quando ho iniziato a fare trading e continuate a dire la stessa cosa. Ma è l'Excel, ma è non voglio vederlo là. Allora, se uno deve stare a usare Photoshop, state sereni che uno se vuole fregare ve frega, fammi vedere il conto vero con Photoshop, se faceva 20 anni fa figura se lo fanno oggi, quindi se vogliono fregare vi fregano proprio a mani basse. Oltretutto pensate che quelli che vi fanno vedere i conti veri, ma questo è vero, invece Photoshopano alla grande, e voi come degli allocchi ci credete e poi vi brasate, magari gli date anche migliaia e migliaia di euro, vi brasate comunque i conti. Un conto, farvi vedere un conto reale o non reale non vi renderà dei trader profittevoli. Quello che vi rende dei trader profittevoli è il vostro approccio, quindi quello che vi faccio vedere in questo video, che può essere vero, può essere finto, non lo saprete mai. Io vi dico che siamo qui da 17 anni, quindi se fossero finti ci avremmo recensioni a 0 stelle dappertutto, quindi non stiamo più qui a sindacare se è vero o finto. Però qui è il report scaricato, vi devo far entrare nella piattaforma, scarico il report, ho scaricato il report e qui ci stanno tutte le operazioni. Tra l'altro ogni singolo ordine viene registrato, l'ora, il minuto esatto, il secondo, il mercato che ha scambiato, insomma c'è tutto. Quindi poi se uno se lo vuole andare a rivedere se lo va a rivedere, se non ci credete sono problemi vostri e non sicuramente problemi di chi vuole imparare effettivamente a far trading. E allora andiamo a vedere, se no dice sempre la stessa roba, tante volte mi fate tenerezza. Ok, allora andiamo a vedere qui un po' di operatività e vediamo questo trader. Allora, questo è un conto, sono entrambi conti da 5k, quindi il conto più piccolino. Quindi devono tradare con 5k, devono rispettare i parametri di rischio, quindi non è possono fare grandi sparate. E allora andiamo a vedere questo trader. Un profitto, 8,50 euro, ancora un altro profitto, 12 euro, 12 dollari, tutto in dollari, perdita, 227 euro, profitto, buono ma molto più basso rispetto alla perdita iniziale, perdita, meno 6, profitto, più 1, profitto, più 0,63, profitto, più 0,65, probabilmente le operazioni in break even,
perdita meno 1,85, profitto 6,80. Andiamo a vedere, profitto 0,65, profitto 0,68, profitto 3,25, probabilmente sempre ripeto tutti i break even, non lo so che ha combinato, profitto 14 euro, boom, perdita 400 dollari. Fine della storia. Questo qui ha 400, l'ha persi qua, 200 l'ha persi prima, aveva perso più del 10%, quindi conto chiuso. Non so se avete notato l'operatività, avete già colto qualche spunto. Qui vi ci potreste ritrovare in molti di voi, perché questo è l'approccio tipico del trader principiante, il trader che non ha mai fatto trading, il trader che non ha una strategia, o meglio, potrebbe magari aver fatto far trading da anni, però senza strategia succede questo. Quando tiri fuori i profitti, quando vedi che sei in profitto, prendi subito il profitto, tanti piccoli profitti, 8 dollari, 12 dollari, 5 dollari, 3 dollari, 60 centesimi, tanti piccoli profitti o break even, due grandi perdite che gli hanno fatto perdere più del 10%, conto chiuso. Ora, questo trader, io non so neanche chi è, non lo so chi è, sicuramente non è un nostro studente, più traderà, potrà riaprirsi 100.000 conti diversi, più traderà e più perderà. Cioè, questo trader, neanche se scende giù il signore, lo può guadagnare nel lungo termine. Perché questo è l'approccio del trader perdente, che prende tanti piccoli profitti, ma poi ha poche grandi perdite che gli rimangiano tutti i profitti prima e gli creano delle perdite importanti sul conto che poi non recupererà mai più. Che siano soldi personali o che siano soldi di conti prop virtuali, non ne verrà mai a capo. Cioè, questo trader, l'unica opzione che ha è imparare una strategia profittevole, cioè cambiare proprio approccio, imparare anche la gestione del rischio, perché non è possibile che con due trade perdi più del 10% del tuo capitale. Cioè, qui c'è proprio un errore di gestione del rischio. Ti piacerebbe guadagnare con il trading ma non hai abbastanza capitali, oppure vorresti mettere in pratica le strategie e i concetti che trovi in questo canale o in tanti altri, ma giustamente non vuoi rischiare di perdere i tuoi preziosi soldi? Bene, da oggi puoi accedere a conti da 5k fino a 50k della nostra prop, con i quali puoi fare trading senza rischiare di perdere i tuoi capitali, ma se guadagni, guadagni soldi veri. Sotto in descrizione ti metto il link per approfondire e scegliere il conto che fa per te. E a questo punto non hai più scuse, inizia subito a fare trading, ti aspettiamo, ciao! E allora adesso andiamo a vedere però l'altro trader, quello che ha fatto bene, sta facendo bene e che sicuramente continuerà a far bene, perché a meno che non gli parte la zucca, che continuerà a far bene perché l'approccio è giusto. Guardiamo qui. Meno 0,85, conto da 5k, meno 4, meno 4, meno 3,60, questo sarebbe quello bravo? Meno 3,68, ma ha fatto 4 trade, tutti in perdita, ma questo è quello bravo, ma che dici, ma com'è possibile? Ancora meno 3,5, meno 3,05, 5 operazioni tutte in perdita, ma questo è bravo, questo è uno scalzacane incredibile. Meno 10, vabbè, andiamo bene. Meno 8, dai, ma quando guadagna questo? Questo ha fatto 7 operazioni di fila, ha sbagliato di fila 7 operazioni. 7 operazioni sbagliate di fila. 7, no una, 7. Se voi vedete questo qua, ok, questo non gli do neanche un centesimo. Profitto 0,34, andiamo bene. Ha fatto un profitto 0,34. Meno 6. Ma quando guadagna questo? Ma guadagnerà prima o poi? Ancora meno 3,91. Qui, no, cioè... Tantissimi di voi, tantissimi trader principianti alle prime armi, quando vedono queste serie di perdite, anche se piccole, smettono o cambiano strategia. Ah no, ma non funziona, no, via, cambio. Cioè qua il 99% dei trader principianti, diciamo, questo non è buono. No, se lo fanno da soli, no, sta strategia non è buona. No, ma sei matto. Andiamo a vedere. 68 dollari di profitto. Iniziate a capire già, a vedere qualcosa di importante. Qui niente, 0, 0, meno 3. Meno 3, meno 21, va bene, più 35. Già vediamo che i due profitti che ha fatto sono entrambi più grandi della più alta perdita che ha avuto. Ancora più 28, ancora più 4, più 20, più 32, più 2, meno 1, più 117, più 95, più 112, paro. Meno 13, si vede il primo utilizzava un po' più di rischio, più 346, più 22, più 296 dollari, più 50, più 67, più 97, più 161,
più 142, meno 12, meno 7, meno 21. Non ve li giocate all'otto, eh? Più 187, più 160, più 63, più 349, più 242, più 0,98, meno 0,2, più 291, meno 44, più 732, più 231 dollari, più 330, meno 7. Vedete la differenza? Più 295, fine della storia. Questo trader ha raddoppiato il suo conto, cioè ha fatto il 100%, in meno di 3 mesi, 3 o 4 mesi, più vado a memoria. Però vedete l'approccio com'è? È completamente diverso. Quando perde, perde poco. Quando guadagna, guadagna molto di più di quello che perde quando sbaglia. Cioè, qui un'operazione da 300, un'operazione da 300, un'operazione da 230, un'operazione da 730, non ha mai fatto, quando ha perso, non ha mai perso più di 54 euro, è stata la perdita più alta che ha avuto. La perdita più alta che ha avuto. Mentre invece di profitti, i profitti sono stati tutti quanti importanti, sono stati. Mentre invece le perdite, meno 3, meno 3, meno 4, meno 5, meno 6, meno 24 una volta, meno 44 un'altra, va bene. Però i profitti medi, più 2,42, più 3,49, i profitti medi sono stati molto più alti. È l'esatto opposto dell'altro trader, che fa tante piccole operazioni in profitto, ha fatto tante piccole operazioni in profitto, 2 operazioni in perdita, boom, conto bruciato, non le recupera più. Questo invece, tante piccole operazioni in perdita, piccole perdite, insignificanti, ma pochi, poi in realtà ne ha avute anche tante, poche grandi operazioni in profitto, con grandi profitti che ti permettono di recuperare le perdite e portare il tuo conto in guadagno, in questo caso raddoppiare il conto. Capite la differenza? È una differenza clamorosa. Il trader principiante prende profitto subito, ma lascia correre le perdite fin quando non arrivano le legnate grosse. Il trader bravo taglia subito le perdite immediatamente e lascia correre i profitti. A spiegarvelo, sono anni che ve lo spieghiamo da tutte le parti, siete decoccio. Non c'è niente da fare. Adesso ho cercato di farvelo vedere proprio con 2 casi studio della nostra prop. Ne ho presi 2. Io non lo so che strategie utilizzano, sicuramente uno non è il nostro studente, l'altro potrebbe essere il nostro studente, non so neanche chi sia, non so né chi sono e né che strategie utilizzano. Non siamo noi, non ci sto io qui in mezzo, nessuno. Non so chi siano. Report scaricati e visti qui insieme a voi. E questi sono stati i risultati. Avete capito qual è la differenza veramente importante nel trading? Non è la strategia, sì, è anche la strategia chiaramente, ma poi a parità di strategia, fammi vedere i profitti che io ti posso far vedere anche il conto mio con la mia strategia. Tanto se tu la applichi non ci riesci. Cioè, la differenza non la fa la strategia, la differenza la fa la vostra testa, come applicate una strategia e come, quanto capitale rischiate, come gestite il rischio. Questo fa la differenza. Non è, sì, poi la strategia chiaramente aiuta. Se avete una strategia che non funziona, potete gestire il rischio a quanto vi pare, non funzionerà mai. Ma se avete una strategia che funziona e non gestite il rischio bene, la distruggete comunque. Comunque sarete in perdita. Ti piacerebbe guadagnare con il trading, ma non hai abbastanza capitali? Oppure vorresti mettere in pratica le strategie e i concetti che trovi in questo canale o in tanti altri, ma giustamente non vuoi rischiare di perdere i tuoi preziosi soldi? Bene, da oggi puoi accedere a conti da 5K fino a 50K della nostra prop, con i quali puoi fare trading senza rischiare di perdere i tuoi capitali, ma se guadagni, guadagni soldi veri. Sotto in descrizione ti metto il link per approfondire e scegliere il conto che fa per te. E a questo punto non hai più scuse, inizia subito a fare trading. Ti aspettiamo, ciao! Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, anzi sono sicuro che vi è piaciuto e che avete tirato fuori degli spunti importanti per cercare di migliorare il vostro trading. Se volete applicare le vostre strategie senza rischiare di perdere i vostri preziosi denari, sotto in descrizione vi metto il link per accedere ai conti della nostra prop, i conti trading da 5 fino a 100.000 euro, potete scegliere il conto che preferite e iniziare a far trading con i nostri conti trading. Se perdete non perdete soldi veri, se guadagnate invece guadagnate una percentuale importante, dal 50% fino ad arrivare, mi sembra vado a memoria, all'80% dei profitti che realizzate, per cui insomma sono bei, possono essere bei soldini, soprattutto con conti più grandi da quello da 5.000 euro. Sotto in descrizione c'è il link, ci cliccate, vedete tutte le informazioni e potete iniziare a far trading fin da subito. Iscrivetevi anche al canale
canale cliccando sul tasto iscriviti, così non vi perdete tutte le nostre prossime video oppure iniziative, e condividetelo con i vostri amici trader nei gruppi Telegram e WhatsApp, perché così possono capire delle cose veramente importanti. Stavo dimenticando che sotto in descrizione vi metto anche il link per prenotare una call con me gratuita di orientamento. Se volete imparare a far trading ma non sapete da dove iniziare, vi posso dare dei consigli su come iniziare al meglio, gratis, senza impegno. Approfittatene, perché la terremo in piedi non so fino a quanto tempo, per adesso ancora c'è, per cui sotto in descrizione c'è il link, ci cliccate e prenotate una call direttamente con me, parlerete direttamente con me, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!